tantissime notizie per allenatori e tifosi. La mazzata è di quelle non indifferenti, si rischia una vera e propria tegola. La Serie A riparte con una quinta giornata scoppiettante. Un weekend che prevede due big match che anticipano una probabile lotta al vertice. Sabato il Napoli di Antonio Conte fa visita alla Juventus di Thiago Motta. Una gara piena di polemiche per la questione del settore ospiti precluso o meno ai residenti a Napoli, ma un match che può lanciare le ambizioni di vertice sia di Conte che di Thiago Motta. C'è poi il derby di Milano. Le due sponde dei Navigli arrivano a questo match con umori leggermente opposti. L'Inter è in fiducia dopo il pari con il City, anche se in campionato deve riscattare l'ultimo mezzo passo falso contro il Monza. Il Milan invece arriva dal CO di Champions contro il Liverpool. Una sconfitta che ha riacceso il fuoco delle critiche attorno a Fonseca dopo che la vittoria contro il Venezia aveva siglato una quantomeno momentanea tregua, non ci sono però solo i piani alti. La giornata calcistica è stata infatti aperta dal successo dell'Empoli contro un Cagliari in piena aria di contestazione, mentre il Torino ha agguantato, almeno per il momento, la testa della classifica dopo la vittoria sul campo del Verona, sabato calcistico che invece si è aperto con Venezia-Genoa. Anche qui umori opposti alla Viglia, un Genoa con buoni risultati fin qui in casa di un Venezia alla ricerca della prima vittoria, che è arrivata. E in casa Genoa, oltre al danno, anche la beffa. Il Genoa perde a Venezia e perde Malinovskyi, rischia un lunghissimo stop. Sul campo i lagunari si sono imposti per 2-0. Risultato che avrebbe anche potuto essere più ampio visto che il Venezia ha sbagliato un calcio di rigore con Poikiampalo. L'attaccante finlandese si è comunque poi fatto perdonare, chiudendo definitivamente il match sul 2-0 dopo la rete del vantaggio firmata da Busio. Per il Genoa però, al di là della sconfitta, c'è anche da registrare il pensate infortunio accorso a Malinovskyi. Il centrocampista ucraino è infatti stato costretto ad abbandonare il campo ad inizio ripresa, quando il match era ancora sul punteggio di parità. Nel tentativo di colpire un pallone in scivolata il piede sinistro del calciatore ha infatti fatto un movimento innaturale. Dalle immagini si è immediatamente capito che non si tratta di un infortunio di lieve entità, Malinovskyi ha infine lasciato il campo in barella. Si attendono notizie più dettagliate, soprattutto dopo gli esami medici, ma il rischio di un lungo stop è purtroppo concreto.